Siamo con Giorgio Pesenti, bomber dell'Atrizium. Oggi vittoria con l'ultima in classifica, Fulgor Canonica. Commenta la prestazione, come ve la siete conquistata? Innanzitutto, se è stato facile oppure meno. Ma non è mai facile, però sai benissimo il divario di punti, un testa a coda come al solito con le varie insidie, ma devo dire che siamo stati superiori. Loro oltretutto avevano delle defezioni, non avevano il secondo portiere, hanno avuto anche la sfiga di farsi dei gol, degli autogol, giustamente anche perché noi li pressavamo là davanti. Non è mai niente di facile, però è giusto che la squadra, che l'Atrizio abbia la mentalità di andare su ogni campo a vincere. Altri 3 punti importanti per continuare a seguire l'obiettivo promozione diretta a questo punto. Sì, obiettivamente potevamo farcela prima, però che chiedere di più a sti ragazzi? È da agosto che lavoriamo duro per l'unico obiettivo che ci eravamo prefissati. Tutti ti vengono contro per romperti le uova nel paniere. Fino adesso non ci sono riusciti, manca poco, dai, manca solo la matematica. Ciao, ciao si fa. Manca solo la matematica per poter dire festa. E le feste, credimi, che vanno sempre santificate. Sarà il mio nono campionato e orgoglioso veramente di averlo raggiunto come trizio. La prossima partita davanti al vostro pubblico, quindi sì, per Non tornare lo so a. se la matematica sarà la settimana prossima, Se Bergamo Longo lo perde. però se tutti gli astri si mettono uno dietro l'altro non si sa mai. Ma in qualunque caso, se non sarà domenica, sarà la domenica dopo, devo fare un grosso complimento a chi ha allestito questa squadra, che è il presidente Iuri Camoni con Leo, che hanno fatto un lavoro, devo dire, devastante, nonostante che anche questa domenica avevamo delle defezioni, ci siamo trovati con i cosiddetti rincalzi che alla fine sono dello stesso valore di chi gioca tutte le domeniche. E questa è la forza di una società che ha un obiettivo ben prefissato. Grazie. E forza anche la Giana, eh!